bestie, e però è un giorno che questo animale avrà finalmente una dignità, no? Dignità, perché pensare che non ha mai poggiato i piedi sul terreno, sull'erba, e oggi lo farà per la prima volta, sarà sicuramente un anche noi che siamo dignità come umani. Certo. Nato in cattività e cresciuto in spazi angusti e piccoli, sempre sul cemento, qui troverà finalmente un prato, uno spazio di oltre 500 metri quadrati, con una piscina, con una cascata, con degli alberi del suo paese di origine. E oggi sarà molto emozionante, perché oggi uscirà per la prima volta, non sappiamo neanche che reazione avrà quando poggerà la sua zampa su un prato che non conosce. Quindi il bioparco è contento oggi di continuare questo percorso di tutela della salute ambientale, e da che era denutrito e anche psicologicamente molto giù, oggi è un animale super nutrito, in salute, sereno, e vedrete voi con i vostri occhi oggi la sua bellezza quando uscirà. Vi prego di mettere a fuoco i suoi occhi, sono occhi brillanti e felici. L'ho appena vista ed è veramente, vi sto parlando con la pelle d'oca, e oggi sarà veramente un grande, grande evento per la nostra struttura. Beh, questa è una storia comune a tanti animali che purtroppo non vivono in condizioni loro consone per quello che è la natura. Questo si inquadra in quell'attività di prevenzione contro il maltrattamento animali. Naturalmente nella prevenzione tutto ciò che non è conforme viene affidata a chi può prendersene cura. Ecco perché questo animale oggi torna qui in un ambiente appositamente attrezzato, grazie alle competenze e alla disponibilità del Bioparco di Roma, e quindi rimarrà qui in attesa che vengano adottati poi provvedimenti definitivi circa il suo futuro. Noi auspichiamo che possa rimanere qui, comunque essere trattato in condizioni ottimali come quelle che sono state qui attrezzate, e questo naturalmente vale per l'esemplare di oggi, che riacquista la sua dignità di animale, ma consente anche a noi di riacquistare la nostra dignità di esseri umani, responsabili anche della sua sorte. E come questo noi auspichiamo che l'attività di prevenzione sul territorio possa portare a individuare tante altre situazioni del genere.